Concorsone record, 120.000 in corso a Napoli, a mezzanotte stop al bando, in palio 1.400 posti tra comune e città metropolitana. I test si svolgeranno alla mostra d'oltremare. L'assessore al bilancio Baretta dice la conferma della fame di lavoro che c'è in città. Botte dal marito sviene, i figli chiamano il 112, dramma familiare a Portici, ancora una vittima di violenza. I carabinieri evitano il peggio, fermano l'aggressore, un ucraino di 43 anni che è stato allontanato dalla famiglia, la donna e i figli medicati in ospedale. Voto indeciso in aumento, politici lontani da noi, le elezioni sono sempre più vicine ma c'è il rischio astensionismo. Ad 8 Channel la delusione dei cittadini, i candidati non pensano ai nostri problemi. A Scafati e scontro dopo l'annullamento del comizio di Piero De Luca. Chiesa Irpina in lutto, addio a padre Francesco, aveva guidato per decenni la chiesa del Rosario dei Domenicani ad Avellino, era stato ricoverato a Loreto Mare. Le sue condizioni peggiorate anche per colpa del Covid, dolore e sconcerto tra i fedeli in città. San Matteo tornerà lungo le strade di Salerno, tutto pronto per la festa del Santo Patrono. Dopo anni di stop per la pandemia, torna la tradizionale processione. In queste ore si lavora al programma, tra le novità nell'itinerario c'è Piazza della Libertà. Sannio, aiuti e impianti contro il caro energia. Il presidente dell'ASI di Benevento Barone lancia l'allarme. Situazione difficile per le aziende. Se non si interviene sarà un disastro. Dalla regione l'impegno dell'assessore Marchiello. Presto aiuti e nuovi impianti di energia pulita. Buon pomeriggio, rieccoci con l'informazione regionale del canale 8 Channel TV. Apriamo subito con il primo piano dedicato al concorsone. Un vero e proprio record quello che si registra a Napoli, 120.000 i candidati per un posto tra comune e area metropolitana. A mezzanotte stop al bando e intanto l'assessore al bilancio Baretta dice questi numeri sono la conferma della fame di lavoro. Vediamo. Ultimo giorno utile per il concorsone del Comune di Napoli. Oltre 120.000 le domande già inserite nel sistema. Più di un decimo della popolazione napoletana ha partecipato. Un segnale della fame di lavoro che c'è in città. Da domani toccherà al Formez gestire le prove che prenderanno il via dopo le elezioni politiche del 25. Il municipio napoletano non bandiva un concorso da oltre 20 anni. Una grande opportunità, ha detto l'assessore al bilancio del Comune di Napoli, Pierpaolo Baretta, ospite dell'approfondimento punto di vista. Sono due componenti, l'evidente esigenza nel territorio napoletano di poter accedere a posizioni lavorative, cioè una disoccupazione elevata, e la maggior parte delle persone che hanno fatto domanda sicuramente saranno persone giovani. Al tempo stesso è quanto è importante che le amministrazioni, e nel caso specifico il Comune di Napoli, dopo molto tempo apra l'assunzione di nuove leve per rinnovare il proprio patrimonio umano e per dare anche uno sviluppo di prospettiva. Quindi è un momento importante per la città, credo un buon segnale in coerenza proprio con l'idea del Patto per Napoli e del rilancio della nostra città. Colpisce l'età media dei partecipanti, 34 anni per i posti per diplomati e 36 per quelli dei laureati, ma la lotteria spietata del concorsone restituisce finora questo rapporto. Per ogni 64 candidati, uno solo vedrà aprirsi le porte di Palazzo San Giacomo. L'ultimo colpo, sferrato dal compagno violento, l'ha fatta svenire e lui, per rianimarla, l'ha sistemata nella vasca da bagno, gli ha spruzzato dell'acqua in faccia. E quanto accaduto in una casa a Portici, abitata da una famigliuola di ucraini giunti in Italia nel 2016 a chiedere aiuto ai militari dopo l'ennesima lite culminata in aggressione, sono stati i figli della coppia, un bambino di 13 anni, una ragazza di 18, anche loro vittime della furia del padre. L'uomo, 43 anni, è stato bloccato e denunciato per maltrattamenti. Nei suoi confronti è stato emesso un provvedimento di allontanamento dall'abitazione di famiglia, un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese. Sia la donna, una 39enne, che i suoi figli, anche loro ucraini arrivati in Italia nel 2016, sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche del 118, intervenuto tempestivamente su richiesta dei carabinieri. E adesso la politica, elezioni vicine ad 8 Channel, la delusione dei cittadini campani che parlano di candidati sempre più lontani dai reali bisogni delle persone che stanno affrontando la crisi. Vediamo.
Si avvicina la data delle prossime elezioni politiche tra grandi incertezze. Un terzo abbondante degli elettori non avrebbe ancora deciso dove barrare le schede. Si tratta per lo più di giovanissimi e di over 50. Ci devo ancora pensare se andare a votare o no. Sicuramente sì, perché c'è chi ha lottato per andare a votare, per questa libertà. Chi votare è un po' difficile. Assolutamente sì, perché penso che appunto il futuro sia in mano anche a noi giovani, e se non tocca a noi, a chi dovrebbe toccare? Andrò a votare, sono sicuro che andrò a votare. Non penso, no. Non ne capisco molto. È un diritto dovere andare a votare, non è soltanto uno sfizio di andare a votare. Perché ci sarà sempre quello che si può votare, no? Insomma. Stavolta è un po', veramente un po' difficile. Credo che c'è bisogno invece in questo momento di un'unità nazionale al di là di quelle che sono le scelte politiche. Sicuramente andrò a votare, sì. Indecisi un po', veramente, però vedremo un po' quando siamo lì se si accende la lampadina. Lei ritiene che questi politici siano vicini alle esigenze della gente? No. Sono completamente opposti da quello che pensa la gente, e quello loro fanno esattamente il contrario. Comunque sono persone che si mostrano legate al popolo italiano, però allo stesso tempo, una volta eletti, possono stesso cambiare, diciamo, come succede nella politica faccia, quindi è tutto da vedere. Aspettando le elezioni, intese che si affermano, ma anche altre che sfumano, come quelle tra PD e Movimento 5 Stelle, Manfredi bacchetta appunto le due coalizioni, dice il campo largo ci poteva salvare. Vediamo. Oggi sarà la festa dell'unità a Bologna. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, parteciperà a un dibattito tra sindaci che avrà al centro il tema dell'autonomia differenziata. Come Napoli, anche il capoluogo felsineo è amministrato dal campo largo, cioè dall'alleanza tra PD e Movimento 5 Stelle. Uno schema vincente che si sarebbe potuto e dovuto applicare anche alle politiche del 25 settembre. Lo ha ribadito lo stesso Manfredi, che ha rilanciato la necessità di ritrovare il dialogo tra le due forze politiche. Sicuramente questo avrebbe determinato una maggiore competitività, ha affermato l'ex rettore. Oggi a Bologna avrà l'occasione di ribadire anche la centralità del Mezzogiorno in questa campagna elettorale. Nel frattempo l'ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, sorpassa i 5 Stelle a sinistra e punta a superare la soglia del 3% con la sua Unione Popolare. Dema, pugno alzato, ha ricevuto al Quadraro a Roma l'investitura di Jean-Luc Mélenchon, leader della France Insoumise, la sinistra francese. Con Jean-Luc Mélenchon per mettere insieme la sinistra radicale europea, pacifista, ambientalista, per la giustizia sociale ed economica, per costruire l'Europa dei popoli, dei diritti, della corsa al disarmo e non al riarmo, l'umanità al potere. Questa è stata una piazza d'amore e di lotta. E intanto a Scafati è polemica per il convegno negato a Piero De Luca. Il PD accusa l'ex sindaco Liberti di aver convocato una contromanifestazione e parla di azione squadrista. Vediamo. Tensione altissima sulla campagna elettorale salernitana. A Scafati è saltato il comizio di Piero De Luca e di candidati PD dopo l'annunciata contromanifestazione organizzata dall'ex sindaco Pasquale Aliberti e da Forza Italia, con uno striscione indirizzato proprio al vice capogruppo alla Camera. Per i Dem si è trattato di un atto di squadrismo politico, finito in un esposto presentato al prefetto di Salerno. Abbiamo registrato dai social una preoccupante attività di quasi reclutamento di persone, di oppositori che avrebbero dovuto partecipare a una contromanifestazione che avrebbe potuto mettere in discussione, come dire, la serenità dello svolgimento di una manifestazione pubblica e non solo. Per questa ragione abbiamo responsabilmente ritenuto di annullare l'iniziativa, ma ovviamente di avvisare dell'accaduto il prefetto. È una brutta pagina per la politica scafatese sicuramente, ma anche della provincia di Salerno e direi, non voglio, senza voler esagerare, della politica nazionale. Concetti espressi in una conferenza stampa convocata presso il circolo scafatese del PD in piazza Vittorio Veneto, alla presenza dei consiglieri comunali e degli esponenti del partito cittadino. Lui, insieme ad altri esponenti politici locali, ha cercato di mobilitare attraverso i canali social una vera e propria contromanifestazione al nostro evento, ricorrendo, come ricordavi anche tu, a metodi squadristi e atteggiamenti vili.
Accuse rispedite al mittente però dall'ex sindaco Aliberti, che parla di vittimismo utile a mascherare la scelta della regione di penalizzare l'ospedale Scarlato di Scafati. Solo un anno fa la veglia pasquale in diretta su 8 Channel nella chiesa del Rosario di Avellino, quella che era la sua casa. Fu una delle sue ultime apparizioni pubbliche, poi il trasferimento a Napoli nel convento di San Domenico Maggiore. Ma le sue condizioni di salute erano già precarie. Stamane la brutta notizia che ha lasciato increduli e sconcertati i fedeli di Avellino. È morto padre Francesco Benincasa. Non è esagerato dire una delle istituzioni per il Rosario e la Chiesa Erpina. Negli ultimi tempi il suo quadro clinico era peggiorato anche per via del Covid, nonostante il ricovero per diverse settimane nell'ospedale Loreto Mare. Per decenni padre Francesco è stato il parroco del Rosario e si era legato alla città di Avellino in maniera straordinaria. Tasso di positività al coronavirus in calo in Campania, calano i ricoveri nei reparti ordinari, l'emergenza sanitaria che ha visto in prima linea ormai da 2 anni e mezzo i volontari delle Misericordie, che però ora lanciano una richiesta d'aiuto. Ci racconta tutto Alessandro Fallarino. Calano i contagi Covid in Campania, nonostante nelle ultime ore il bollettino della regione abbia restituito un lieve aumento dei letti occupati in terapia intensiva. 2 i morti nelle ultime 48 ore più altri 4 in precedenza, ma registrati solo ieri. Calano a 270 le persone ricoverate nei reparti ordinari dedicati al Covid. Degli ospedali campani, dove la situazione resta per fortuna sotto controllo. Emergenza sanitaria che in Campania è stata affrontata anche grazie alla preziosa collaborazione delle confederazioni, delle Misericordie. I volontari sanitari che ieri a Torricuso nel Sannio hanno ricevuto gli attestati di benemerenza per il lavoro svolto e che prosegue ancora oggi. Opera di assistenza sanitaria in grandi difficoltà per via del caro benzina, come denuncia il presidente regionale. Sono arrivati alle stelle, difficoltà per tutte quelle persone che utilizzano l'automobile, che sono costrette a utilizzare l'automobile, ma le nostre macchine sono al servizio della gente e noi non abbiamo nessuna agevolazione per i costi della benzina, eppure non trasportiamo sacchi di patate, noi trasportiamo persone e le persone non sono dei numeri, ma sono esseri umani. Abbiamo chiesto una cosa molto semplice, almeno il costo della benzina come il costo di quella agricola, almeno quello. Non ci è stato riconosciuto neanche quello, ma noi non ci fermeremo, a costo di autofinanziarci. Adesso parliamo dei vandali che distruggono il bene comune ad Avellino. Ieri rogo in via Vasto, nell'ex asilo Patria del Lavoro, ma con Angelo Giuliani abbiamo sentito la rabbia dei cittadini, vediamo. È stata sbarrata la finestra dalla quale ignoti ieri pomeriggio hanno fatto irruzione all'asilo Patria e Lavoro di Avellino, appiccando il fuoco a un materasso e sprigionando un incendio. Sul posto polizia e vigili del fuoco. È l'ennesimo episodio di vandalismo nella struttura di via Vasto, abbandonata al degrado da anni, in attesa di perfezionare la vendita all'ordine dei medici. In zona cittadini e commercianti ci segnalano come in più occasioni è stato lanciato l'allarme. Le strutture comunali andrebbero attenzionate maggiormente e soprattutto riqualificate al più presto. L'idea è essere ingestione. In gestione privata almeno il comune recupera soldi e c'è chi guarda tutto. Questo vale anche per il parcheggio sotto Patria e Lavoro. Non sono custodite, qua siamo al centro. Questa struttura qui è abbandonata da anni, l'erba è incolta e praticamente a volte vedo ragazzini scavalcare. Sono quei punti interrogativi che la città chiede alla gestione comunale, un po' ai medici. E non se ne viene a capo di questa situazione. Ce ne sanno tante. Cioè, dal punto di vista della gestione comunale c'è molto da dire. Non è questione di amministrazione, secondo me, è questione di cultura. E adesso parliamo della festa di San Matteo, il santo patrono di Salerno, una festa che dopo 2 anni di restrizioni per il Covid torna in grande stile. Vediamo. Emozione a Salerno per il ritorno della processione del santo patrono, San Matteo, che il prossimo 21 settembre attraverserà nuovamente le strade cittadine. Dopo lo stop imposto dalla pandemia, c'è attesa per una tradizione tanto cara ai salernitani. Mi fa molto piacere
è una cosa bella, però vorrei dire a tutti che oltre alla processione bisogna andare anche a messa, eh? Bisogna fare tutte e due. Certo che mi fa piacere, sono una salernitana, non potrei non farmi piacere. È una tradizione, perché penso che sia importante, la rispettiamo. Per i salernitani è una tradizione, quindi è importante, insomma, c'è una festa che sentiamo tutti. Ah, certo, il patrono di Salerno. Tantissimi anni fa, nell'altro secolo, come si diceva noi, quella era la festa insieme a Natale, magari le uniche due feste annuali. Sono rimasti dei ricordi quasi storici. In queste ore si sta elaborando proprio il nuovo percorso della processione, che prevede anche un passaggio da Piazza della Libertà. Fatte le cose, o belle o brutte, quando sono fatte bisogna sfruttarle. Ho visto feste di San Matteo, era un'altra cosa. Comunque, non possiamo ritornare sempre al passato. Una festa religiosa e di folklore che, polemiche a parte, è tanto attesa dai cittadini. È una cosa bellissima, in quanto io, essendo salernitana, amo molto San Matteo. Quasi tutti i giorni passo al Duomo e dico: San Matteo, ti amo. Con molto piacere lo aspettiamo il 21 settembre. Viva San Matteo! Aziende che resistono, aiuti che non arrivano, arriva anche il monito del presidente del consorzio industriale ASI di Benevento, che dice, dopo la bolletta esorbitante arrivata proprio al depuratore, che servono subito soluzioni per energie alternative e pulite. Vediamo. È ancora il caro energia a tenere con il fiato sospeso non solo le famiglie, ma anche e soprattutto chi con l'energia produce servizi e beni. Attività produttive, industrie, artigiane in grande difficoltà per via delle bollette che in alcuni casi sono finanche triplicate. Qualche giorno fa l'allarme del presidente del consorzio industriale Sannita ASI di Ponte Valentino, Luigi Barone, dopo una bolletta triplicata del costo dell'energia per l'esercizio del depuratore, a servizio di tutte le imprese presenti nell'area. Di qui l'appello alla regione. Nelle ultime ore una prima novità che riaccende una speranza. L'assessore Marchiello ha annunciato a breve l'emanazione di due bandi per quanto riguarda le energie alternative ai quali possono attingere le aziende, spero anche le ASI stesse. Serve fare presto, la parola d'ordine. Il problema è che mentre il medico studia rischiamo che l'ammalato muore, quindi gli interventi devono essere immediati, diversamente la situazione diventa sempre più complicata. Ieri ho sentito alcuni imprenditori del mio agglomerato, non solo del mio agglomerato, che rischiano di dover chiudere, rischiano di dover fermare le produzioni su alcuni turni, quindi la vicenda è veramente seria e molto, molto grave. Purtroppo i nostri governanti, a livello nazionale soprattutto, vedo che non assumono iniziative serie e veloci. Adesso parliamo del caso internazionale di Chico Forti, detenuto in America. Ieri a Pompei l'arrivo del tenore Andrea Bocelli per sensibilizzare la pubblica opinione, ma soprattutto i lavori di diplomazia internazionali. Vediamo. A Pompei una scultura per ricordare il dramma di Chico Forti. Ieri nella città degli scavi l'arrivo del maestro Andrea Bocelli e di sua moglie Veronica Berti. Il noto cantante lirico, famoso in tutto il mondo, è stato ricevuto dal sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio. Questa è una grande iniziativa, un'iniziativa nobile in favore di Chico, che è in carcere da 22 anni e che non si riesce ancora a risolvere questa problematica. Passando tutti i documenti che sono stati trovati negli archivi del processo, si è potuto evincere come Chico Forti con questa storia non c'entrasse assolutamente niente. L'occasione è stata la presentazione dell'opera dell'artista Nello Petrucci, che vive tra Pompei e New York, dal titolo Chico Forti, sono io, dedicata all'ex produttore televisivo e velista italiano di Trento, che nel 2000 è stato condannato all'ergastolo per omicidio negli Stati Uniti. Bisogna essere la voce degli uomini che non hanno voce, diceva Madre Teresa di Calcutta dopo aver incontrato Chico Forti in carcere. Ho deciso di essere la sua voce, ha detto il tenore Andrea Bocelli. Chico Forti sono io, quest'opera è un omaggio personale di questo lavoro nella sua vicenda. E devo dire grazie a Chico per quello che mi ha dato in questo ultimo periodo, ecco.
Parliamo di criminalità nelle zone interne. Oggi la visita del comandante interregionale dei carabinieri Ogaden, Andrea Rispoli, che ha fatto tappa proprio ad Avellino. Vediamo. Il comandante interregionale dei carabinieri Ogaden Napoli, Andrea Rispoli, in visita questa mattina al comando provinciale di Avellino. Per lui si è trattato di un ritorno. Era proprio alla guida del comando provinciale irpino 20 anni fa, quando la strage delle donne nel Vallo Lauro destò clamore e indignazione a livello nazionale. In quell'occasione la risposta delle forze dell'ordine fu repentina ed efficace. Oggi la criminalità ha cambiato pelle, qui in Irpinia la situazione è piuttosto rassicurante, ma spiega, dobbiamo restare vigili. È l'occasione anche per ringraziare tutti i carabinieri che adesso stanno operando in una terra così importante, ricca di storia, ricca di tradizioni e ricca di verde. La criminalità organizzata è presente in alcune manifestazioni, però complessivamente il quadro io penso che sia estremamente rassicurante. Questo non toglie che noi ci fermiamo, perché il nostro obiettivo è di alzare, come si diceva, sempre più l'asticella. Sul territorio oggi si affrontano anche altre emergenze: i giovani, le baby gang, l'alcol. La risposta per Rispoli non può essere soltanto repressiva. È un discorso di polizia, indubbiamente, ma anche un discorso, come dice, scuole, di educazione. Io coniugo la parola scuole con la parola educazione, e quindi l'educazione permette ai giovani di comprendere quello che è il pericolo di determinate condotte devianti e di vedere in queste condotte devianti non un modello, ma qualcosa da discostarsi e qualcosa da migliorare. E adesso parliamo di giovani agricoltori innovatori, premi per l'oro a Procida per la finale regionale degli Oscar Green di Coldiretti. Si sono distinti per aver saputo meglio coniugare tradizione e innovazione. Sono i giovani agricoltori premiati a Procida, l'isola capitale italiana della cultura, che quest'anno ha ospitato la finale regionale degli Oscar Green di Coldiretti. Abbiamo scelto proprio Procida come gruppo proprio perché la cultura insieme al cibo era fondamentale. Chi meglio di noi giovani imprenditori poteva essere presente qui a Procida? E quindi i premi, 6 premi e le 6 categorie dell'Oscar Green le abbiamo meglio rappresentate qui a Procida. L'agricoltura mai potevamo pensare che potesse arrivare a tale e a tanto in un momento così. Al di là dell'innovazione che premiamo, ma io vedo l'entusiasmo dei giovani a partecipare. Oggi qui abbiamo circa 300 giovani. Premiata pertanto l'attenzione per il sociale, verso le nuove tecnologie e la sostenibilità, confermando il legame tra cibo e cultura. Il cibo è cultura, e oggi con gli Oscar Green abbiamo puntato l'attenzione proprio su quello che è il mondo green, i giovani e l'innovazione. Ad aprire i lavori infatti il convegno dedicato al tema la transizione ecologica e la sfida ai cambiamenti climatici. L'agricoltura italiana, già prima che questi temi divenissero di dominio pubblico, si era fortemente impegnata affinché in primis la transizione ecologica, la sostenibilità ambientale si realizzasse. E Oscar Green certifica tutto questo, ma soprattutto rilancia. Il cambiamento implica sicuramente una visione chiara, lucidità, impegno, ma soprattutto tanto coraggio. I giovani l'hanno dimostrato e oggi ancora di più sono chiamati a questa sfida nuova, una sfida della transizione ecologica e digitale che a mio avviso solo i giovani possono cogliere con grande rapidità e lucidità. Da parte mia è davvero tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento su 8 Channel TV.